Questo è il quinto ed ultimo video che farò contro Martin Lutero. E prenderò questo ultimo dal Catechismo di San Tommaso d'Aquino. Il grande Tommaso, dottore della Chiesa, è qui che commenta. Il credo, prenderò questo passo dal credo. Io, frate Carmelo di Gesù e di Maria, eremita in Brasile, oggi giorno 19 dicembre 2015, fra pochi giorni è Natale. Nostro amato Gesù, che 2000 anni fa ci fa visita, ci viene a trovare con la sua incarnazione nel seno della Vergine Madre. Ebbene, oggi in tutta la cristianità questi padri nostri, sacerdoti, vescovi, che sono oggi conoscono una sola predica, parlare solo della misericordia di Dio, come se Dio è solo misericordia. In lui non esiste nient'altro, non esiste la sapienza, non esiste la verità, la scienza, la giustizia, la santità e tante, tante altre cose. Questi nostri pastori che al giorno d'oggi, ecco, le loro prediche sempre le stesse, eppure hanno studiato 7-8 anni di seminario, filosofia, poi la teologia, eccetera, eccetera, ma poi una volta che cominciano il ministero nelle parrocchie o nei vari servizi, ecco, lasciano lo studio della sapienza, lo studio della verità e così tutti cadono nel vizio o nell'errore. E così c'è chi al posto di seguire Gesù povero, pellegrino e forestiero, si fa non solo una proprietà, ma si fa un impero. Come al giorno d'oggi molti cardinali dicono che sono tra i più ricchi, hanno proprietà e denaro, e gli scandali di tanti altri che si rovinano, tanti altri che si danno alla corruzione. Chi vende droga, chi si mette con i piccoli, chi fa sacrilegio, chi qui, chi lì. E siamo in uno scandalo, in un'apostasia. Seminari dove ci sono molti omosessuali. Nelle parrocchie dove non si insegna la dottrina vera, ma si insegna le dottrine false, comuniste, luterane, musulmane, facendo una confusione tremenda e dannata. Le pecore non vengono educate alla dottrina solida e apostolica dei santi. I santi erano maestri nell'educare, nel formare
veri cristiani, ma oggi abbiamo pochi maestri, pochi formatori, eccetera. E questi padri che vivono in appartamenti e si mangia, si beve, si dorme. Le celebrazioni delle messe sono tutte un corri-corri. San Pio da Pietralcina li chiamava i padri macellai, stando alla rivelazione di Nostro Signore. Veramente era Gesù che gli diceva: sono macellai. La Santa Vergine alla Salette parla di i sacerdoti sono clauche di impurità. E così tutti corrono dietro, ma non alla dottrina certa. Sono maestri falliti. E poi qua queste mode scandalose, sia fuori sia dentro, nelle nostre chiese, non si riprendono più. Non ci sono più padri capaci di educare all'abbigliamento, al vestimento, al coprire il corpo. Le donne vengono tutte mezze nude nelle chiese, nelle celebrazioni, nelle celebrazioni liturgiche, il sacrificio della Santa Messa, mal vestite, nessun padre rimprovera, educa, richiama, insiste, affinché le donne apprendano, le donne cristiane apprendano a vivere e vestirsi da cristiane, coprendo il loro corpo, essendo tempio di Dio, essendo il corpo capace di scandalizzare, capace di far cadere uomini alla prostituzione, al peccato mortale di carne, all'adulterio, concubinato, eccetera, eccetera. Le donne che seducono con questo loro pessimo abbigliamento, seducono e corrompono la Chiesa di Cristo, e poi vengono lì tutte, nel fare confessione, nel prendere Gesù. In questo si continua questo meretricio, queste profanazioni, e i padri non aiutano, non educano né alle confessioni né fuori delle confessioni, durante le prediche, al vestimento decente delle donne. E come non esiste più questo vocabolario, è stato abolito dalla Santa Chiesa di Dio, eppure è un cardine, la moda, il vestimento delle donne, il coprirsi, eccetera, è un cardine sicuro e certo. Guai a chi fa scandalo, dice Nostro Signore. Ebbene, torniamo qui al catechismo per non andare oltre. Restiamo qui agli insegnamenti di San Tommaso d'Aquino e vediamo, continuando il libro di oggi, di San, sulla stessa linea, San Roberto Bellarmino, sopra gli eretici. E qui nell'articolo 9, la Santa Chiesa Cattolica, San Tommaso d'Aquino nel Catechismo ci dice: ogni uomo possiede un'anima sola ed un corpo solo, seppure dotato di varie membra,
Ugualmente la Chiesa Cattolica è un corpo unico, fornito di membra diverse. L'anima che vivifica questo corpo è lo Spirito Santo. Perciò, dopo la professione di fede nello Spirito Santo, ci viene comandato di credere la Santa Chiesa Cattolica. Ecco perché nel simbolo si aggiunge la Santa Chiesa Cattolica. Bisogna sapere che Chiesa vuol dire comunità. Ora la Santa Chiesa altro non è che la comunità dei fedeli e qualsiasi cristiano è membro di quella Chiesa di cui leggiamo. Accostatevi a me, ignoranti, e vivrete in comune nella casa dell'insegnamento. La Santa Chiesa presenta quattro caratteristiche. Una, santa, cattolica, cioè universale, stabilmente forte. A. Nonostante numerosi eretici, abbiamo creato un nugolo di sette. Essi, tuttavia, non fanno parte della Chiesa, proprio perché sono scissi in fazioni, mentre la Chiesa è una. Una è la mia colomba, la mia donna perfetta. L'unità della Chiesa scaturisce da tre fonti. Uno, unità nella fede. Tutti i cristiani appartenenti al corpo della Chiesa hanno la stessa fede. Professate tutti la stessa fede, non vi siano scissioni fra di voi. Ancora, unico Signore, unica fede, unico battesimo. Due, unità nella speranza. Tutti sono stati confermati nell'unica speranza di giungere alla vita eterna. Per cui dice l'Apostolo, unico corpo, unico spirito, come unica è la speranza della vocazione a cui siete stati chiamati. 3. Unità nella carità. Tutti vengono uniti nell'amore di Dio e l'uno con l'altro nell'amore reciproco. La gloria che desti a me io l'ho data a loro perché formino un'unica realtà. Come unica realtà siamo noi. La genuinità di tale amore si rivela quando le membra si preoccupano reciprocamente e solidarizzano tra loro nella sofferenza. Dobbiamo crescere sotto ogni aspetto nell'amore, in Cristo che è il capo, in Lui l'intero corpo compaginato ed armonizzato in ogni giuntura di comunicazione, in proporzione all'attività di ogni membro, si sviluppa formandosi nell'amore. Ognuno quindi deve mettere a disposizione del prossimo la grazia offertagli da Dio. E nessuno deve sottovalutare o accettare la possibilità di essere marginato ed escluso da questa Chiesa, poiché esiste una sola Chiesa in cui gli uomini possono
possono salvarsi proprio come nessuno al di fuori dell'arca di Noè poté salvarsi. Esiste purtroppo un'altra comunità, quella dei maligni. Odio la comunità dei malvagi, maligni. Questa è cattiva, mentre la Chiesa di Cristo è santa, come dice l'Apostolo. Santo è il Tempio di Dio che siete voi. In tre modi vengono santificati i fedeli di questa comunità. Primo, come la Chiesa quando viene consacrata, viene lavata, così i fedeli sono stati lavati nel sangue di Cristo. Ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Ancora, Gesù per santificare il popolo col proprio sangue, patì fuori la porta della città. 2. Attraverso l'unzione, come la Chiesa viene unta, così i fedeli vengono unti con l'unzione spirituale, affinché siano santificati. Diversamente non sarebbero cristiani, giacché Cristo significa unto. Tale unzione è la grazia dello Spirito Santo. Dio ci ha unti. Oppure siete stati santificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. 3. Attraverso la Trinità che abita in noi. Dovunque abita Dio, quel luogo è santo, davvero santo è questo luogo. Oppure, alla tua casa si addice la santità, Signore. 4. Attraverso l'invocazione del nome di Dio, tu sei in mezzo a noi, Signore, e il tuo nome è stato invocato su di noi. 1. Una volta santificati, quindi cerchiamo di non macchiare col peccato l'anima nostra, la quale è tempio di Dio. Se uno profanerà il tempio di Dio, Dio lo disperderà, dice l'Apostolo. C. La Chiesa è cattolica, cioè universale in tre sensi. Primo, in senso geografico, perché è diffusa in tutto il mondo, contrariamente a quanto pensavano i donatisti. La vostra fede è annunciata in tutto il mondo. Ancora, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Anticamente Dio era noto solo in Giudea, ora invece lo è in tutto il mondo. Questa chiesa è composta di tre parti. Una vive sulla terra, un'altra in paradiso, la terza in purgatorio. Due, in senso sociale. Nessuno ne viene escluso, né il padrone, né il servo, né il maschio, né la femmina. Non è più questione di uomo o di donna. 3. In senso cronologico. Opinarono taluni che la Chiesa dovesse durare sino ad un certo periodo. Questo però è falso, perché la Chiesa è iniziata da Abele e durerà sino alla fine del mondo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino
sino a la fine del mondo. Dopo la fine del mondo continuerà in cielo. D. La Chiesa è stabile. Una casa è stabile quando innanzitutto ha buone fondamenta. Fondamento principale della Chiesa è Cristo, come dice l'Apostolo. Nessuno può gettare un fondamento diverso da quello che già vi è stato posto, Gesù Cristo. Le fondazioni secondarie sono rappresentate dagli Apostoli e dalla loro dottrina, motivo di stabilità. Così al capitolo 21 dell'Apocalisse leggiamo che la città aveva 12 fondamenta sulle quali erano scritti i nomi dei 12 apostoli. Ecco perché diciamo apostolica, sempre a significare la stabilità di questa chiesa. San Pietro è definito il vertice. In secondo luogo, la stabilità di una casa si nota quando essa, sebbene colpita, non è distrutta. La Chiesa non poté mai essere distrutta, né dai persecutori, anzi, durante le persecuzioni essa si sviluppò maggiormente mentre andavano crescendo. I suoi persecutori e i suoi perseguiti. Colui il quale cadrà su questa pietra si sfracellerà. Colui sul quale essa cadrà sarà schiacciato, né dagli errori. Anzi, quanto più dilagarono le eresie, tanto più rifulse la verità. Uomini dalla mente bacata, reprobi quanto a fede, non faranno molta strada. Né dalle tentazioni del diavolo. La Chiesa è come una torre in cui si rifugia chiunque combatte contro il demonio. Torre inespugnabile. È il nome del Signore. Così il diavolo impegna tutti i suoi sforzi per distruggerla, ma non ci riesce, come ha detto il Signore. Le porte dell'inferno non ce la faranno contro di essa, come a dire, ti faranno guerra, ma non vinceranno. In conclusione, l'unica chiesa di Pietro, di cui dopo la predicazione degli apostoli entrò a far parte tutta l'Italia, fu sempre stabile nella fede, mentre in altri luoghi o la fede non esiste affatto, oppure esiste mescolata a vari errori. La Chiesa di Pietro invece ha la sua forza nella fede ed è scevra da errori. Ciò non sembri strano se il Signore disse a Pietro: Pietro, io ho pregato per te affinché non venga meno la tua fede. E qui termino con il libro di il Catechismo di San Tommaso d'Aquino. Voglio far notare che ad un certo punto Tommaso dice: nonostante numerosi eretici abbiano creato un nugolo di sette, essi tuttavia non fanno parte della Chiesa, proprio perché sono scissi in fazioni, mentre la Chiesa è una. Ebbene, secondo Tommaso, lui non riconosce
fuori della chiesa, fratelli, non fuori della chiesa, lui, questi eretici che stanno fuori con scissi in fazioni e non appartengono alla chiesa. Quindi non è come dice il Concilio Vaticano II, in relazione che anche nei pagani, eccetera, negli eretici, c'è questa appartenenza a Cristo. No, non si appartiene a Cristo. A Cristo si comincia a appartenere con il battesimo e poi con gli altri sacramenti, senza commettere più peccati mortali. In questa maniera si appartiene a Cristo. I scismatici, gli eretici, hanno frantumato questa unità. E poi dice unità nella fede. Tutti i cristiani appartengono al corpo della Chiesa, hanno la stessa fede, che appartengono al appartenente al corpo della Chiesa, hanno la stessa fede. E qui gli eretici, ognuno ha la sua, chi dice bianco, chi dice rosso, chi dice nero, ognuno la vede, la interpreta la parola di Dio a suo modo e a sua maniera, ed è un mare di eresie. Mentre no, l'unità deve essere nella fede, professano tutti la stessa fede e non vi siano scissioni. Unica fede, unico battesimo. E qui lui dice, solo in questa chiesa in cui gli uomini possono salvarsi, al di fuori come, proprio come nessuno al di fuori dell'arca di Noè poté salvarsi. Quindi lui sostiene che per salvarsi gli uomini, tutti i popoli debbono entrare in questa chiesa, accettare la vera fede di ciò, gli insegnamenti del Signore e ciò che gli apostoli ci hanno insegnato, e che la Chiesa, la tradizione apostolica ci ha trasmesso. E lui dice che la Chiesa è come una torre in cui chi si rifugia, chiunque dentro, combatte contro il demonio. E la forza della Chiesa è la fede vera, sceva, libera da errori. Quindi oggi, con tutte queste eresie, con tutte queste entrate forzate di tutti questi nemici della Chiesa, eretici, scismatici, idolatri, pagani, musulmani, tutti, si vuol fare una unica Chiesa. Si aprono le porte a tutti, si introducono musulmani. E questa non è la Chiesa secondo San Tommaso, questa sarà una falsa Chiesa, non sarà la Chiesa vera di Cristo, ma sarà una falsa Chiesa dove tutti, di tutte le razze, di tutte le specie, di tutte le lingue e di tutti i credi partecipano, ma ognuno con la sua divinità. E a causa di tutti questi che aiutano, tutte queste falsità, è a causa che i pastori non studiano più San Tommaso, Sant'Agostino, Sant'Alfonso Maria de Liguori e tutti i padri, San Roberto Bellarmino, Santa Caterina da Siena e tutti gli altri dottori, eccetera. Ormai questi libri sono sepolti nelle biblioteche. I libri attuali sono, ecco, questi che parlano di ecumenismo, di portare migranti, riempire l'Europa di emigranti, di
gente di tutte le razze, la maggior parte sono musulmani che vengono qui. E i nostri pastori non insegnano falsità, non lottano per la verità, per la vera Chiesa, ma si danno da fare per invitare all'apostasia. Sono tutti indaffarati, accolgono gli estranei e gli eretici e tutti questi musulmani e cacciano fuori i veri cristiani dalle chiese. Siamo proprio arrivati a questi tempi. Ultimi giorni fa c'era un sacerdote che celebrava la messa, che celebrava il santo sacrificio della Santa Messa, ed era sull'altare, lui teneva il calice in mano e consacrava, e c'era una donna lì vestita, una donna che teneva in mano l'Eucaristia, e due alzavano e presentavano all'assemblea, presentavano ai presenti, ecco, il corpo e il sangue del Signore, e tante tante di queste baldorie e profanazioni si trovano. I vescovi non rimproverano i sacerdoti, non li richiamano alle norme liturgiche e alle norme impegni sacerdotali, e così il male dilaga. Insegnano falsità, non lottano per la verità, per la vera Chiesa, ma si danno da fare per invitare, propagare l'apostasia. Quanti scandali e perversione dei sacerdoti che sono amanti del denaro e delle cose del mondo, al posto di amare le cose che appartengono a Gesù, trattare degnamente l'Eucaristia, trattare degnamente la Santa Messa, trattare degnamente le confessioni, accudire degnamente alle confessioni, darsi alla salvezza delle anime. Invece sono loro che proprio propagano l'apostasia, e le confessioni dicono che il peccato mortale non è nulla, che qui e che lì sovvertono ogni cosa, e così il popolo di Dio cade dalla padella, come si dice, si suol dire, nell'abbraccio. E spesse volte gettano le anime nelle braccia, nelle mani, nelle grinfie, negli artigli del demonio. Povere anime. E così io invito tutti i fratelli che mi ascoltate, rientrate nel vero vile di Cristo e difendiamoci dall'Anticristo, e non aderiamo all'apostasia che tende a creare una nuova Chiesa sulle fondamenta della vecchia. Nuovi pastori effeminati, eretici, amanti del denaro e nemici di Cristo. Questi che stanno andando in giro facendo stragi sono pochi i pastori veri che difendono la dottrina vera, insegnando le cose certe, come entrare in cielo e come fuggire dalle mani dell'inferno, dalle mani del demonio. E così Dio, quello vero, ci liberi da questa falsa chiesa ecumenica e adultera e infernale. Amen. Mediatrice di tutte le grazie, aiuto dei cristiani, Santa Madre di Gesù, piccolo, ma grande.
il Messia, l'Emanuele, il Dio con noi, colui che ci salva, che ci libera dalla morte eterna, colui che ci ha riscattato dai nostri peccati, colui che è morto per noi veramente su quella croce ed è risorto il terzo giorno. E Gesù benedetto sia la nostra allegria. Gesù dolce, Gesù amore. Benedetto il nome di Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Quel piccolo che è nato a Betlemme è il piccolo di Maria, nostra madre, Maria di Nazareth. Lui è il piccolo Gesù di Nazareth. Lui, figlio dell'uomo, lui, vero figlio di Dio. Interceda per noi la Santissima Madre del Signore benedetta, Regina degli Apostoli, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, Mediatrice di tutte le grazie, Avvocata nostra, Corredentrice che tu sola madre, mezzo di salvezza per l'umanità, tutta l'umanità. Ave, sotto la tua protezione madre troviamo rifugio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ave, o Maria purissima.